La sesta giornata del campionato di promozione Ligure si gioca al comunale di Camporosso, la sfida tra i padroni di casa e la formazione della Sestrese. Un cordiale saluto amici sportivi, ben ritrovati con le nostre telecamere, la formazione di Mister Luci ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. Nelle precedenti 5 uscite infatti 3 pareggi e 2 sconfitte per la formazione rosso-blu, che quest'oggi devono provare appunto a trovare la prima vittoria. Lo devono fare davanti al proprio pubblico che come sempre gremisce la tribuna del comunale di Camporosso per dare il giusto supporto a questi ragazzi. Abbiamo assistito grazie all'aiuto della nostra grafica agli 11 scelti da Mister Luci per la sfida di quest'oggi. Sembra dunque essere tutto pronto per l'inizio di questa sfida. Stiamo assistendo alle immagini che precedono l'inizio del match, dopodiché vi potremo raccontare di questa sfida. Primo possesso che sarà gestito dalla formazione del Camporosso quest'oggi in completino bianco, subito padroni di casa che provano a rendersi pericolosi nella retroguardia avversaria, qui con il numero 11 Alemanno che prova a liberare il sinistro che però è centrale, nessun problema per il portiere avversario. Camporosso che è partita forte però e continua a spingere, qui con Demme che sulla destra del campo prova a superare un avversario, prova a mettere il pallone dentro, allontana la retroguardia avversaria sul destro di Simone Piana che non sbaglia e fa 1-0. Si sblocca dunque immediatamente il punteggio al comunale di Camporosso. I padroni di casa sono riusciti a trovare il gol dell'1-0 grazie al destro del numero 8 della formazione di Mister Luci, probabilmente favorito anche da una deviazione, ma il Camporosso ha trovato il vantaggio. Gara dunque in discesa per la formazione rosso-blu, qui però dall'altro lato non ci sta la Sestrese che prova subito a rispondere all'attacco avversario con questo tentativo sul quale però frenna, non ha problemi e fa sua la sfera. Ancora la formazione in maglia verde che ci prova qui col numero 8 Bazzurro che libera il destro e ci prova, tentativo che però si spegne alto sulla porta protetta da Matteo Frenna. Ancora occasione per la Sestrese più tardi, qui con un calcio di punizione che sarà affidato al numero 10 Sighieri che prende la rincorsa, va col destro e manda il pallone all'incrocio dei pali. Super gol della Sestrese, super gol del numero 10 Davide Sighieri che festeggia così con i compagni. E dunque tutto da rifare per il Camporosso e 1-1 il punteggio al comunale. Rivediamo la perla del numero 10, uno splendido gol, una splendida punizione calciata dal giocatore della Sestrese. Dall'altro lato prova Luci ad imitare l'avversario, stava per avere lo stesso esito ma è stato bravissimo il portiere Cannavò a volare all'incrocio dei pali e neutralizzare il possibile 2-1. Si chiude così la prima frazione di gioco, squadre a riposo dunque sul parziale di 1-1. Con le immagini passiamo al secondo tempo di questa sfida, con la formazione ospite che ha subito un'occasione in avanti ancora con il proprio numero 10 Sighieri che ha provato a coordinarsi in sforbiciata mandando però il pallone alto. Dall'altro lato il Camporosso ci prova invece con Demme che prova a liberare il destro, palla che rimane buona per Managò che con un'ottima giocata libera il destro. Ancora una volta un intervento di Cannavò a salvare tutto, clamorosa l'occasione per il Camporosso, grande la giocata del numero 9 attaccante del Camporosso che sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne consegue va vicino al gol del vantaggio con Serra che di testa manda il pallone a due passi dalla porta avversaria. Primi cambi per Mister Luci, forze fresche in campo per questo assedio in questo secondo tempo. Ancora Demme che si libera di un avversario e calcia ancora Cannavò che abbassa la saracinesca e dice di no al gol del vantaggio del Camporosso. Si dispera l'esterno in maglia bianca, Camporosso che però continua a spingere qui con Crudo che prova ad andare dalla sua mattonella col mancino a giro. Ancora una volta Samuele Cannavò sta parando tutte a dire di no agli attacchi avversari. Camporosso che continua a spingere, qui ci prova Cordia a coordinarsi di prima intenzione sul secondo palo col destro, non il suo piede, il pallone che finisce a lato. Camporosso che sta attaccando a testa bassa qui con Luci che riconquista il pallone, entra in area di rigore, supera un avversario e calcia col mancino, neanche a dirlo. Ancora una volta Cannavò dice di no, prestazione da 9 in pagella per il portiere della Sestrese che sui minuti finali ha un'occasione dall'altro lato dagli sviluppi di un corner col numero 5 Balestrino che va a staccare da due passi e clamorosamente manda il pallone alto. Aveva avuto l'occasione per trovare un insperato vantaggio la Sestrese, dall'altro lato l'ennesima occasione del Camporosso con il colpo di testa di Serra che si infrange sul palo, sembra una maledizione per il Camporosso, il pallone non vuole proprio entrare, anzi si rischia dall'altro lato di subire anche il gol del 2-1. Si salva però in qualche modo Matteo Frenna, ma non c'è più tempo, triplice fischio da parte del direttore di gara e squadre negli spogliatoi. Punteggio finale di 1-1, avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più il Camporosso che ha avuto tante occasioni. Un saluto allora e appuntamento alla prossima.